Un saluto da Ivan Paparella. Oggi proviamo il nuovo Stonex STX Ultra, il top di gamma del marchio Stonex, un marchio che commercializza, un marchio italiano che commercializza diversi prodotti, quasi tutti accomunati dalla presenza della doppia SIM. L'STX Ultra è un prodotto davvero piuttosto interessante per vari aspetti, ora vediamo un po' di raccontarli. La parte frontale, display da 5 pollici con risoluzione HD, un display LCD con una ottima riproduzione dei colori, veramente un bel pannello. Parte superiore, foto videocamera frontale con risoluzione da 2 megapixel per le foto e possibilità di acquisire video a 720p per le riprese video, sensori di luminosità di prossimità e capsula auricolare. Parte bassa, 3 tasti a sfioramento. Tipici di Android. Nella parte destra abbiamo il pulsante di accensione, nella parte inferiore abbiamo semplicemente questo piccolo taglietto per sganciare il cover e il microfono principale. A sinistra abbiamo il bilanciere per il controllo del volume, nella parte superiore ingresso micro USB e ingresso cuffie da 3,5 mm. Arriviamo quindi al cover posteriore, un cover con finitura gommata opaca che quindi tende poco a trattenere le ditate. Parte bassa, altoparlante di sistema, in quella superiore abbiamo una cam da 8 megapixel con autofocus, flash LED e possibilità di acquisire video in Full HD, quindi a 1080p. Poi andiamo anche a vedere un po' meglio la fotocamera nei suoi vari settaggi. Parliamo dell'hardware. Il processore è l'MTK6589 con architettura quad core e clock da 1,2 GHz. Abbiamo 1 GB di memoria RAM che assiste il sistema. La memoria fisica può contare su 8 GB di memoria interni. La realtà dei fatti è che ne abbiamo poco più di 3 all'accensione, ma per fortuna la memoria di archiviazione può essere espansa con un supporto micro SD. Presenza di WiFi, Bluetooth e GPS, abbiamo per lo scambio dati ben 11,5 megabit in upload e 42 megabit in download, quindi è un telefono che ha veramente una capacità di scambiare dati al massimo livello prima di entrare nel mondo LTE. Il sistema operativo di fatto è una versione Android quasi stock, abbiamo la possibilità di variare la grafica delle icone, ho installato volutamente questo tema che si chiama in una casa Windows, che richiama un po' la grafica vista su Windows 8, ma ci sono vari temi e vari sfondi che si possono utilizzare, ma all'atto pratico utilizziamo Android 4.2 in versione sostanzialmente stock. Questo permette al sistema di girare in maniera abbastanza rapida, l'hardware è molto reattivo, quindi tutto il terminale risulta essere piuttosto reattivo nel suo funzionamento complessivo. La parte telefonica ci propone un'interfaccia grafica che è quella che abbiamo visto sin da Android in versione 4, con questo sfondo nero e i tasti diciamo con contrasto turchese, dotato di ricerca intelligente. La parte telefonica ha un funzionamento assolutamente nella media, discreto il volume della capsula auricolare, forse non proprio perfetta la fonia, ma va direi davvero molto bene. Andiamo a dare un'occhiata al browser in versione stock, che conferma un ottimo funzionamento in tutti i suoi parametri, con possibilità di visualizzare le pagine in modalità desktop e caricare il flash player. Direi che va assolutamente bene, nessun problema, nessun ritardo nel caricare e visualizzare correttamente tutti i contenuti. Parlavo prima del fatto della fotocamera, una fotocamera che ha delle buone prestazioni generali, certamente un po' come tutte le fotocamere soffre un po' di più in ambienti chiusi, ma ha dalla sua la possibilità di un elevatissimo numero di personalizzazioni. Abbiamo quelle generiche, l'esposizione, gli effetti di colore, le scene, il bilanciamento del bianco. Possiamo andare poi nella modalità fotografica, abbiamo lo ZSD, quindi zero shutter delay, la possibilità di scattare in continuazione immagini senza ritardo tra l'una e l'altra, rilevamento del volto, autoscatto, scatti a raffica, possiamo scegliere se scattare tra 40 e 99 scatti consecutivi, quindi un'altissima quantità di scatti, vuol dire che il buffer
wafer è piuttosto robusto, no? Abbiamo qui le dimensioni delle foto e anche il valore ISO. Per quanto riguarda il video, i valori sono da poter modificare, sono un pochino meno, ma poco male, direi che funzionano davvero piuttosto bene. Prima dicevo del fatto che il telefono è un dual SIM, quindi magari andiamo a dare un occhio a come funziona il sistema di gestione della SIM. Entriamo nel paragrafo delle impostazioni e troviamo il menu gestione SIM. Abbiamo elencate le due SIM che stiamo utilizzando, in questo caso ne ho due della Vodafone, sono entrambe accese, possiamo decidere di accenderle entrambe o selettivamente una o l'altra. Possiamo condizionare anche il telefono a domandarci con quale delle SIM far partire prioritariamente la chiamata, o, come ho deciso di fare io, di lasciarlo sempre su chiedi sempre, quindi prima di far partire la telefonata il telefono mi domanderà vuoi che uso la SIM 1 o la SIM 2, a prova di errore. Stessa cosa per la messaggistica e anche per la connessione dei dati. Diciamo che il sistema è basico ma ben funzionante, stabile, non crea nessun tipo di problematica. Bene, facciamo un po' un riassunto di questo telefono. Un telefono molto elegante, con questa dominante di colori nera che lo rende davvero molto elegante, ma anche sportivo insieme. Un bel apparecchio, direi ben costruito. A me piace particolarmente questo tipo di finitura nella parte posteriore, e anche a livello di design diciamo che non siamo messi male. La batteria da 2000 mAh non è una di quelle batterie che garantisce un'autonomia monster, però con un utilizzo parco del telefono, diciamo che quel classico pezzo di giornata lavorativo abbondante riusciamo a farlo anche con questo telefono. In definitiva, un buon dispositivo che sicuramente sarà soddisfacente per il suo potenziale acquirente. Permettetemi di ringraziare gli amici di Stockhouse di Milano che ci hanno messo a disposizione una loro versione di prova per il nostro test. Un saluto da Ivan e ai prossimi video.